penso che dati tempi stretti che ci vengono dati, meglio. Benvenuti a Trieste Next 2023. Mi chiamo Sofia, sono un avatar generato con l'intelligenza artificiale e oggi vi presenterò il festival. In questi 3 giorni parleremo di un mondo nuovo. È questo il titolo della 12ª edizione del Festival della Ricerca Scientifica. Discuteremo di innovazione e ricerca, limiti etici e nuove frontiere che la scienza ha di fronte a sé. Come sarà il mondo nuovo? Saremo in grado di affrontare le sfide che abbiamo di fronte a noi basandoci sulle nuove scoperte scientifiche e utilizzando le tecnologie in chiave sostenibile? Sarà questo il filo conduttore di Trieste Next, con i suoi 100 eventi in italiano e inglese, il premio Science Book of the Year, 300 relatori, 70 attività per le scuole e 40 spazi espositivi che vi invitiamo a visitare in Piazza Unità d'Italia. Prima di dare il benvenuto agli ospiti del prossimo evento, lasciatemi ringraziare tutti gli enti scientifici di Trieste Città della Conoscenza, il main partner del festival, i content partner e gli sponsor per il sostegno a questo progetto. Grazie infine ai 200 volontari di questa edizione. Un'ultima nota. Vi ricordo che il prossimo incontro avrà una durata di 75 minuti. Gli ultimi 15 minuti saranno dedicati alle vostre domande. Ricordatevi anche di controllare il programma aggiornato degli eventi su www.triestenext.it. Buon ascolto e buon festival! Adesso c'è stata un'introduzione vera e quindi posso cominciare. Si sente? Mi sentite? Ah, ecco. Allora, io sono Stefano Fantoni. E sono qui per fare il moderatore di questo panel, di questa tavola rotonda. Faccio una brevissima introduzione, oltre a quella che abbiamo già sentito, e poi presento gli speaker che abbiamo qui, gli illustri speaker che abbiamo qui attorno al tavolo. Ho scritto perché tendo ad essere sempre troppo lungo, quindi non volevo rubare il tempo. Abbiamo, come avete sentito, di fatto un'ora, lasciando gli ultimi 15 minuti a domande che voi farete. Allora, entriamo nel merito. La ricerca scientifica è andata sviluppandosi sempre più all'interno di ambiti fortemente disciplinari. Questo già ci richiamiamo al titolo di questa tavola rotonda. Ovvero specialistici. Al riparo da una critica esterna ai settori stessi. Anche per questo io credo che la ricerca abbia avuto numerosi e rapidi successi con importanti ricadute tecnologiche. Quindi non c'è da buttare la croce sulla disciplinarità. La disciplinarità ha funzionato molto bene negli anni passati. Però se guardiamo al futuro, a un futuro che si propone necessariamente sostenibile, questo necessariamente non è un necessariamente per caso, è un necessariamente che vuol dire che siamo già in ritardo di quello che avrebbe dovuto essere. Quindi il futuro necessariamente sostenibile del pianeta è un tema non più procrastinabile, al quale la scienza, qui aggiungo quantitativa, anche se la scienza è di fatto una cosa quantitativa, ma insomma lo voglio rimarcare, può e deve dare il suo contributo anche alla luce dei moderni sviluppi della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale, che pone questa problematica molto diversamente da quella che era la situazione di chi in qualche modo ha cominciato questo capitolo, che mi richiamo al Club di Roma. Il Club di Roma, diciamo, ha iniziato tutto questo processo, ma le metodologie matematiche scientifiche erano molto più deboli di quello che sono adesso. Bene, tuttavia mi sembra che si debba dire che un nuovo paradigma deve emergere, quello della caduta delle barriere disciplinari. Quindi la disciplinarità ha fatto tutto quello che poteva e forse lo farà ancora, diciamo. Però
Però quello della caduta delle barriere disciplinari, io penso, noi pensiamo che debba essere una cosa da attuare, ovvero sia l'interdisciplinarità che entra dentro il titolo di questa tavola rotonda, e addirittura potremmo anche introdurre la transdisciplinarità, che è una vicina dell'interdisciplinarità, ma va al di là anche delle discipline scientifiche e tocca anche le aree tecnologiche e produttive. Allora, questa interdisciplinarità, chiarisco subito, perché spesse volte mi sono riferita a questa, sto autocriticandomi, io non sono mai stato un essere interdisciplinare, quasi mai, non vuole significare sapere niente di tutto, perché questa è una delle cose che spesso si dice, ma piuttosto imparare ad essere aperti, curiosi, io direi del giardino del vicino, insomma della torre del vicino, e affascinati, io credo, anche dall'improbabile. Insomma, bisogna un po' rischiare anche della nostra ricerca, insomma, cercare di fare delle cose che non sono già state fatte, ma che meritano di essere fatte. Ecco, questa era la mia brevissima introduzione, spero di non avervi annoiato, e ne parliamo oggi qui a Next, a questo bellissimo evento che rimarca quella che è la tradizione di comunicazione scientifica di questa città, con Antonino Cattaneo, che è alla mia estrema destra, con Fiorella Costoris, che è alla mia sinistra, e Paolo Fornasiere, che è proprio qui vicino a me, che presento brevemente. Come osservate, non ne ho menzionata una delle persone che stanno dentro la tavola rotonda. Vedete, là ci sono quattro facce e io ho parlato di tre persone. La quarta faccia, che è quella di Raffaella Rumiati, in realtà non la vedrete, mi dispiace, non la vedremo e non la vedrete, perché è in questo momento al Covid e quindi all'ultimo minuto secondo, prima che si potesse cambiare il programma, non ci ha. E quindi avremo un po' più di tempo e io credo che quindi possiamo anche essere un po' più rilassati. Ecco, passo alle presentazioni dei nostri speaker di oggi. Do la precedenza la professoressa Fiorella Costoris. Leggo, anche se ovviamente se dovessi leggere il curriculum di ciascuna di queste persone abbiamo finito, non abbiamo nemmeno finito di fare. Quindi sono tutte persone stellari, abbiamo delle superstar qua in questo tavolo. Però insomma qualche parola è bene dirla. Già ordinario di economia politica all'Università La Sapienza di Roma, è professore di finanza pubblica alla LUIS. Esperta in particolare di problemi del lavoro e di politica economica, sia a livello teorico sia a quello applicato al contesto italiano, europeo e mondiale, ha insegnato e svolto ricerca anche in molte sedi straniere, tra le quali la Columbia University di New York, Sciences Po a Parigi, il College Europe de Bruges, è stata presidente dell'Istituto di Studi e Analisi Economica, eccetera, eccetera. Membro del Consiglio di Analisi Economica d'Analisi Economique du Premier Ministre per i presidenti francesi Jospin e Raffarin, insomma, come è stata insignita dell'onorificenza officier de la Legion d'Honneur, quindi insomma io credo che voi tutti conosciate Fiorella, scusate se la chiamo Fiorella, siamo molto amici, quindi ci cadrà il tu tra di noi, va bene? Perché l'avrete vista in numerose occasioni. Quindi della Raffaella Rumiati non dico nulla perché non c'è, ma insomma, doveva rappresentare la parte più psicologica di questa tavola rotonda. Antonino Cattaneo, anche lui, persona molto, molto nota, ha fatto miliardi di cose, è passato da Trieste, c'è stato a lungo,
Purtroppo non siamo riusciti a trattenerlo, ma insomma comunque persona a noi vicina è molto importante e interessante, come sentirete. Dunque Antonino Cattaneo, che si laurea in fisica con PhD alla Scuola Normale di Pisa, dove è ritornato, ha lavorato con Rita Levi-Montalcini, che voi sapete è stato premio Nobel per la medicina e la fisiologia, all'Istituto di Neurobiologia del CNR a Roma, e poi con César Milstein, premio Nobel per la scoperta degli anticorpi monoclonali, al MRC Laboratory of Molecular Biology di Cambridge. Dal 91 al 2008 è stato professore ordinario di biofisico alla SISSA, ecco che appunto ricordavo prima, dove è stato coordinatore del settore di biofisica e poi vice direttore della SISSA stessa. Dal 2008 è professore di fisiologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e direttore del laboratorio di biologia SNS, alla Scuola Normale Superiore. È stato insignito di numerosi riconoscimenti e premi scientifici, tra cui il premio Domenico Marotta, la medaglia Jansenius dell'Accademia Slovacca delle Scienze e il premio internazionale Tartufari per la biologia dell'Accademia Nazionale dei Lincei, quindi, come immaginate, persona di altissimo livello. E infine il terzo speaker di oggi è il professor Paolo Fornasiero, qui accanto a me, che è professore ordinario di chimica inorganica presso l'Università degli Studi di Trieste, insomma, quindi abbiamo l'università qui rappresentata ad altissimi livelli. I suoi interessi scientifici riguardano la chimica inorganica, con attenzione alla progettazione e allo sviluppo di nanosistemi multifunzionali, spero che sia tutto giusto, diciamo, e le loro applicazioni avanzate in processi di conversione energetica, e nella catalisi ambientale eterogenea. Sapete che la regione Friuli Venezia Giulia adesso sta seguendo un progetto importante che si chiama Hydrogen Valley. Purtroppo non parleremo di questo, forse non so se la menzionerai, però insomma è argomento di grande interesse in questo momento nella regione. Paolo Fornasiero ha pubblicato una miriade di articoli scientifici, 20, una ventina di capitoli di libri, e detiene pure 4 brevetti, quindi vedete già un po' di transdisciplinarità, la si vede, diciamo, già da questi titoli. Dal 2022 è membro dell'Accademia Europea e dal 2021 di quella Europea delle Scienze. Ha ricevuto anche lui vari riconoscimenti, tra cui la medaglia Nasin, la medaglia Chiusoli, il premio Malatesta, il premio Heinz-Heinemann dalla International Association of Catalysis Societies. Ecco, questo è il cast che abbiamo qui di fronte a voi, che vi offriamo diciamo per un'analisi di più o meno di quello che ho detto nell'introduzione, ma che e lo faremo con due interventi, quindi faremo una prima domanda alla quale poi rispondete come volete, naturalmente, e poi io farei una seconda domanda. E io direi che ci teniamo sui 15 minuti ciascuno per le domande, perché abbiamo quindi 45 minuti più 45 minuti per la prima e la seconda domanda, finiamo l'ora e poi apriamo alle domande e alla discussione di questo pomeriggio. Ecco, allora a questo punto io ho finito in sostanza e faccio la prima domanda, la faccio a tutti voi e interpretatela così come meglio credete, e comincerei poi con la Fiorella Postoris per la risposta, e che è questa: cosa devono fare l'Accademia, la ricerca e la politica per un futuro sostenibile? Cominciamo a fare un po' di ginnastica mentale, quindi un futuro sostenibile, che cosa l'Accademia, la ricerca e la politica voi pensate che debbano fare per affrontare questo problema in maniera non da osteria, ma scientifica,
ecco, perché di sostenibilità ne parlano tutti, anche quelli che forse non dovrebbero parlare, ma riteniamo qua che questo sia un argomento molto importante per il futuro e quindi lo vogliamo dibattere con delle persone che invece sanno quello che dicono. Ecco, Fiorella, a te. Ma prima di tutto grazie di avermi invitato in un ambiente così qualificato, interdisciplinare, perché sì, lo diciamo sempre, è importante, ma raramente poi parliamo fra discipline diverse. E io cercherò intanto di rispondere a questa prima domanda, però limitando la mia risposta alla parte economica, perché io ritengo che la interdisciplinarità forse potrebbe essere oggetto della seconda domanda dopo esserci sentiti e forse in sede di discussione con il pubblico. Ma secondo me, dal punto di vista dell'economia, la sostenibilità implica che quando si creino nuove risorse non si distruggano più risorse di quelle che si creano. Sembra una banalità, ma facciamo un esempio. Quando nell'economia brasiliana i privati decidessero di usare tutte le risorse della foresta amazzonica per produrre nuova ricchezza, questa sarebbe chiaramente un'attività insostenibile, perché semplicemente non si può ripetere nel futuro, se tutti usano le risorse forestali dell'Amazzonia, il futuro non consente nuova ricchezza, nuova produzione di beni, di risorse, in una parola per gli economisti, nuovo prodotto interno lordo. Allora, però bisogna immediatamente aggiungere, secondo me, e questo lo hanno fatto bene i ricercatori e l'Accademia, per parlare di quello, non solo italiana, ma insomma nel mondo, bisogna capire che la creazione di nuove risorse spesso implica distruzione delle vecchie, quindi non è vero che si possa creare del nuovo senza distruggere o perlomeno usare o disporre delle vecchie risorse. Un grande economista della fine dell'Ottocento come Joseph Schumpeter, austriaco, sosteneva che il progresso tecnico è ottenuto attraverso un processo di distruzione creatrice. Cioè tu distruggi per creare. Naturalmente è una questione di quantum. Dicevo prima, non devi distruggere più di quanto crei, ma è inevitabile che in una certa misura tu distrugga risorse. E questa distruzione può essere spiegata in tutte le forme di progresso tecnico che l'economia ha vissuto, ma farò solo un esempio, l'esempio della rivoluzione industriale. Quando si sono creati alla fine del Settecento, in Inghilterra prima e poi in tutta Europa, i telai a vapore, questi hanno consentito uno sviluppo enorme, la grande industria nasce allora, la povertà, come un altro economista ricordava, è stata vinta parzialmente, ben inteso, molto di più dalla grande industria capace di produrre cappotti a basso prezzo piuttosto che da San Martino che tagliava metà del suo cappotto, attività questa appunto insostenibile fra l'altro, perché una volta tagliato metà del cappotto non puoi più far altro successivamente. Ecco, la rivoluzione industriale con i telai a vapore ha sostanzialmente reso obsoleti e quindi ha distrutto, se vogliamo, i telai a mano. Quelli non è che siano stati distrutti fisicamente, ma economicamente non avevano più possibilità di essere utilizzati. Accanto ad essi, accanto al telaio a mano che non serviva più, non servivano più tutti quei lavoratori che, non sapendo, non potendo riciclarsi, che prima lavoravano ai telai a mano, hanno perso il loro lavoro. Quindi un altro mito da sfatare, molto chiaro agli economisti,
e che il progresso tecnico, la nuova ricchezza che questo può produrre, anche enorme, anche sostenibile, perfettamente sostenibile, implica dei vincitori e dei vinti, dei winners e dei losers. E i losers vanno in qualche modo compensati. Come? Questo mi porta a cominciare a trattare del terzo tema della politica economica che tu hai citato, perché, e ben inteso, mi fermi quando il tempo è scaduto. Ecco. Che cosa può fare la politica economica in questo settore per la sostenibilità economica? Innanzitutto deve regolare i comportamenti degli agenti privati, quelli che appunto, se non regolati, rischiano di distruggere l'intera foresta dell'Amazzonia per produrre nuova ricchezza. Quindi regolare a fini di sostenibilità economica. Secondo, l'ho già accennato dall'esempio fatto sulla rivoluzione industriale, la politica economica deve redistribuire risorse, le nuove risorse create dal progresso tecnico, quando sostenibile, a favore, diciamo, prendendo risorse, tipicamente tassando, creando nuove imposte sugli extra profitti che coloro che hanno, che i vincitori hanno ottenuto, a favore, sussidiando i losers, quindi diciamo le nuove imprese, il nuovo progresso tecnico, la nuova ricchezza deve essere in parte redistribuita a favore di coloro che hanno perso il lavoro, che hanno perso il telaio, che non hanno più modo di usare gli strumenti produttivi che prima avevano. Ma la terza cosa importante che la politica economica deve fare, deve essa stessa, nell'uso del suo proprio bilancio, essere sostenibile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando l'intervento dello Stato, l'intervento delle regioni, di tutta la pubblica amministrazione nell'economia avviene, questo deve essere un intervento sostenibile, nel senso che la spesa pubblica deve essere capace di non creare un forte onere per il settore pubblico, il che significa che deve creare produttività tale per cui nel futuro ci saranno nuove risorse capaci di finanziare, di ripagare una parte della spesa pubblica. Il deficit pubblico, se fosse tutto fatto solo di spesa non produttiva a favore, non so, i sussidi per i disoccupati, le pensioni per gli anziani, peggio ancora per i giovani tenuti a non far niente, i bonus, se fosse fatto solo di questo sarebbe una spesa non sostenibile, perché non creerebbe nuovo valore aggiunto, nuova produttività, che a sua volta creerebbe nuove imposte che a loro volta ripagherebbero la spesa pubblica, quindi il deficit pubblico diventerebbe insostenibile. E questo si vedrebbe, e questo è l'indicatore che gli economisti propongono, diciamo, all'attenzione del mondo circostante come un indicatore di sostenibilità, si vedrebbe che questa spesa è insostenibile, perché il rapporto debito pubblico, cioè il nuovo deficit vuol dire debito pubblico, rispetto al PIL, che è l'insieme delle risorse di un paese, invece che restare costante o diminuire, crescerebbe. Sarebbe quindi una spesa pubblica insostenibile che è contraria a diciamo, quello che noi dobbiamo cercare di ottenere nel sistema a venire. Direi, forse se questa è l'ultima cosa che potrei dire in questo primo intervento, vorrei ricordare che se questo significa che il settore pubblico, quando interviene nell'economia, non deve limitarsi a consumi, a sussidi, a bonus, a cose di questo genere, ma deve anche fare qualcosa di produttivo, questo significa che deve fare investimenti nel capitale umano, e quindi ricerca, e quindi istruzione, e quindi università, e quindi creazione di competenze, eccetera. Perché le competenze sono importanti? Perché
quel lavoratore del telaio a mano che perde il lavoro non è in grado di riciclarsi e andare a lavorare nel telaio meccanico, nel telaio a vapore, perché non ha una competenza fondamentale che è quella del learning to learn, cioè dell'aver imparato a imparare di fronte a una situazione nuova, non sa riciclarsi, non può riciclarsi. Quindi è fondamentale che la spesa pubblica si concentri, anche quella privata, si concentri nella creazione di capitale umano, oltre che di capitale materiale. Perché non si fa? Visto che lo sappiamo, come mai la politica economica, diciamo, di solito riduce la spesa per la sanità, capitale umano, riduce la spesa per la scuola, capitale umano, e per le risorse dell'università non sono mai abbastanza, cioè, come mai non lo fa? Perché non sa? No, lo sa, secondo me i policy makers sanno perfettamente, conoscono perfettamente tutte queste cose, perché è teoria economica diventata ormai appannaggio anche dei giornali, della televisione, dei media, eccetera. Non lo fanno perché? Perché esiste da un lato la teoria economica e dall'altro lato la teoria della politica economica, ma dall'altro lato esiste quella che si chiama la political economy, e cioè esistono uomini e donne che devono realizzare questi interventi pubblici, e il policy maker generalmente non vuole fare investimenti, perché gli investimenti avvantaggeranno il futuro, creeranno in futuro nuove attività, che creeranno in futuro nuove imposte, che creeranno in futuro la capacità di considerare l'attuale spesa pubblica sostenibile. Il policy maker deve essere votato, ma i cittadini del futuro, magari i bambini ancora non nati, non sono quelli che lo voteranno. Lui ha bisogno, o lei, hanno bisogno di essere votati oggi, e oggi la gente li vota perché danno i bonus, perché danno i sussidi, perché pagano i pensionati anche ai 57enni, perché eccetera eccetera. Quindi la ragione per la quale tutto questo non si fa è abbastanza ovvio: esiste un comportamento degli individui che tende a massimizzare le sue proprie funzioni obiettivo, che non sono quelle, diciamo così, della sostenibilità dell'economia, e perciò certi comportamenti non sono corretti, e allora interviene la politica economica. Voglio ricordare, a livello anche attuale, la politica economica dell'Unione Europea o la politica economica dell'Italia, che viene influenzata dall'Unione Europea, è appunto in questa direzione, perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fortemente voluto, come sapete, dall'Unione Europea, in Italia è un piano che appunto tende a privilegiare nella spesa privata e nella spesa pubblica la componente di investimento, la componente delle riforme strutturali che servono appunto a ottenere maggiore sostenibilità, e che vincola in una certa misura i policy makers, i quali, come vedete anche adesso, vogliono o non vogliono, insomma, per avere le risorse semestre per semestre, devono perseguire certi obiettivi. Ecco, la politica economica deve regolare il comportamento dei privati, deve redistribuire le risorse dai vincenti ai perdenti, e deve essa stessa comportarsi in modo da privilegiare gli investimenti. Questo è quello che, come economista, mi sento di dire in prima approssimazione nella risposta alla domanda che mi hai fatto. Penso che abbiamo dato un quadro chiaro, insomma, di quella che è la situazione, di quella che è la situazione, che poi rientreremo, ritorneremo su questi problemi ancora una volta, ma insomma, diciamo, già si stanno aprendo alcuni spiragli su quello che dovremmo fare, forse avremmo dovuto fare, e quindi dopo questo primo squarcio sulla sostenibilità, chiamiamola economica, finanziaria, io passerei la parola a Antonino Cattaneo, che quindi dal suo sulla base di quella che è la sua esperienza e delle sue delle ricerche che ha fatto,
ci affronterà questo problema in base allo sviluppo dei farmaci o altre cose, insomma, che lui vi dirà. Ecco. Grazie Antonio. Grazie Stefano, grazie professor Fantoni. Io mi limiterò a rispondere alla domanda, anche io partendo da un campo nel quale opero, e parlerò di sostenibilità nel campo, un futuro sostenibile nel campo della salute. Però mi riaggancio a un concetto importante che mi sono appuntato dalla relazione della professoressa, il fatto che sia necessario avere una visione lunga e una visione globale, che è più lunga di quel del tempo di vita dei governanti. Allora, questo è proprio una discrasia che è intrinseca e che nel campo della salute è molto molto evidente. Allora, vorrei dare alcuni esempi. Perché appunto, come ho detto prima, il campo dei farmaci, dello sviluppo dei farmaci, alla fine dei farmaci che arrivano in farmacia, è largamente non sostenibile, e è perché è lasciato quasi interamente alle stesse regole con cui opera per esempio il mercato di un telefonino, di una lavatrice. Allora, sviluppare un farmaco, io lo dico spesso, è una banalità, ma non è come sviluppare un telefonino. Allora, ci sono diritti contrastanti, contrapposti, non contrastanti, che devono essere messi in equilibrio. Il diritto alla salute, che è un diritto universale, riconosciuto nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo, riconosciuto nella nostra Carta Costituzionale, è un obiettivo dei Sustainability SDGs, SDG numero 3, mi pare. Quindi questo ovviamente deve coesistere con il diritto di un'impresa a fare impresa, però ci vuole una mano superiore gerarchicamente, che rende queste cose. Non si può lasciare lo sviluppo di un farmaco al puro mercato. E faccio alcuni esempi. Le malattie rare è un tipico caso, no? Il mercato è poco, e questo è un caso di cui si parla molto. Soluzioni ce ne sono forse non tantissime, però è un caso in cui una visione lunga. Faccio l'esempio, per esempio, noi abbiamo in Italia Luigi Naldini, Alessandro Aiuti, al San Raffaele, che hanno sviluppato una terapia genica che cura delle immunodeficienze con trapianti autologhi dallo stesso paziente, quindi che supera totalmente, è una terapia one-off, cioè è un intervento che si fa una volta sola. Ovviamente lo sviluppo di questo vettore virale ha dei costi, eccetera. Il mercato è piccolo, che si parla di pazienti in poche decine, ma l'efficacia e la importanza di terapie di questo tipo vanno ben oltre al mercato di riferimento. La notizia di alcuni mesi fa è che l'azienda che produceva questa terapia si è tirata indietro, e l'azienda si tira indietro, disinveste usando le proprie prerogative. È un'impresa, ha i suoi costi e benefici. Allora, qui c'è la domanda. Una visione lunga capirebbe che, per esempio, le informazioni che noi possiamo ottenere non da una ricerca preclinica, ma da una ricerca in vivo sui pazienti, ancorché su piccoli numeri, è un'opportunità unica per l'umanità, per i ricercatori, per i medici, per la società, di imparare cosa potremmo fare in un futuro a lunga scadenza con le stesse terapie che oggi si provano su pazienti che si contano sulla punta sulle dita di una mano, su patologie a impatto sociale molto molto più largo. Le terapie geniche o cellulari del futuro, che sono l'equivalente di queste, potranno beneficiare dal fatto che siano state sperimentate sull'uomo in pochi pazienti. I pochi pazienti hanno un beneficio, e questo ha un valore etico e individuale immenso, ma non è per solo il fattore etico, è anche per convenienza, uso una brutta parola, per convenienza della società. Quindi ci vuole questa visione lunga, e quindi mi allaccio a questo. Un secondo aspetto che volevo sottolineare è un altro caso di cui si è parlato molto, il caso di un farmaco per l'epatite C. Il farmaco per l'epatite C, questo c'era un farmaco salvavita che è stato approvato nel 2014, l'azienda che lo ha
che lo ha, una piccola azienda lo ha prodotto, spendendo circa 200 milioni di dollari, tra l'altro di soldi pubblici, molti. Questa azienda ha avuto dei risultati tali che c'è stata una concorrenza a comprarla, è stata acquisita per 10 miliardi. I numeri servono per capire poi come arriviamo al prezzo del farmaco. Quindi l'azienda che l'ha comprata ha comprato per 10 miliardi una cosa su cui sono stati spesi 200 milioni, e questa nella logica finanziaria dei rapporti tra imprese è normale, anzi la piccola azienda ha fatto un buon... Dopodiché ci ha investito questa azienda che ha comprato 800 milioni di euro, quindi in tutto per sviluppare il farmaco e portarlo al mercato ha investito un miliardo. Ne ha spesi però 11, e quindi la sua aspettativa di ricavo è di rientrare di quel costo. Quindi il prezzo che è stato messo è stato un prezzo molto, molto alto, e tra l'altro in 3 mesi ha rifatto non solo il costo vero diretto del farmaco, ma tutti i costi sostenuti. E la cosa è andata avanti per anni. La terapia, una terapia salvavita a un prezzo di parecchie decine di migliaia di euro, perché c'è tutta una questione di brevetti che questa azienda non ha mollato, la Gilead. E quindi questo mi porta al secondo aspetto che volevo discutere, la normativa brevettuale. Oggi si dice e si studia che il brevetto, il sistema brevettuale è alla base dell'innovazione, e questo è sicuramente vero. Io direi questa cosa è una base dell'innovazione. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Stefano, cosa può fare l'Accademia per, e qui esco dal mio campo, ma è un campo che seguo e conosco, cosa può fare l'Accademia e chi studia? È pensare a sistemi alternativi che incentivino l'innovazione nel campo dell'innovazione farmaceutica, biofarmaceutica, che sia alternativo al sistema dei brevetti, perché il sistema dei brevetti dà un monopolio per 20 anni, e questo protegge l'azienda detentrice dai propri investimenti e gli dà... È un premio ex ante il sistema dei brevetti, è un premio che si dà in corso d'opera all'azienda che sviluppa, ma non c'è un controllo sull'impatto che avrà il farmaco sulla salute della società. Esistono schemi, il primo che ha introdotto un concetto di premio ex post, adesso l'età gioca un brutto scherzo, e quindi vabbè, è un economista famosissimo, e quindi Stiglitz Stiglitz ha proposto nel 2007 un meccanismo premiale che remuneri le aziende farmaceutiche sulla base di un'efficacia di un farmaco. Non ha specificato bene i criteri. Questa cosa è stata ripresa, c'è una proposta che si chiama The Health Impact Fund, proposta da Thomas Pogge a Yale e Aidan Hollis in Canada, i quali hanno lavorato molto a questo schema secondo cui le nazioni, i governi dovrebbero mettersi d'accordo a istituire un fondo al quale le aziende che sviluppano un farmaco, un'azienda, invece che aderire al sistema brevettuale, quindi è un'alternativa di scelta, verrebbe finanziata, remunerata da questo fondo sulla base di indicatori di impatto molto forti rispetto all'esito del farmaco. E ci sono schemi del genere. Allora, studiare questi temi insieme a chi sviluppa farmaci dal punto di vista della ricerca, quindi che capisce il sistema dal suo interno, meccanismi alternativi al sistema brevettuale, questo a mio avviso è una cosa importante. Il messaggio che vorrei dare è che il sistema di incentivo all'innovazione nel campo della ricerca e sulla salute, non è il sistema brevettuale, non è l'unico caso. Se posso avere 2 minuti, c'è due piccole cose che vorrei dire. Ricordiamoci che l'impatto sulla salute non è solo il farmaco. Quindi
i governi, le istituzioni, la mano pubblica deve capire che oltre a guidare lo sviluppo di farmaci, e questo guidare lo declino tra un attimo, deve anche investire molto in prevenzione. Circa la metà delle patologie di una società potrebbero essere evitate o rallentate o rese meno serie da una seria attività di prevenzione. Anche la prevenzione, ricerca sulla salute, anche la prevenzione ha bisogno di una mano pubblica che guidi gli investimenti in quella direzione. Ovviamente ci vuole educazione alla salute nelle scuole, si parte da lontano e si torna sempre alla scuola. Gli stili di vita sono importanti. Ultima cosa. Ultima cosa a ricordarsela. Studio la memoria, io studio la memoria e la malattia di Alzheimer. E non è una malattia rara, diciamo. No, va bene, il giro prossimo. Va bene. No, quindi oltre a riflettere su come cambiare le regole del gioco, quello che vabbè, passo la mano e poi dopo mi torna. Ok, comunque intanto quello che ci ha detto è che insomma di nuovo mi dimentico la memoria è uguale la stessa roba. Dicevo insomma che sentiamo una consonanza anche su tematiche diverse, vedete che in effetti la problematica che ci stiamo ponendo di fronte, a cui richiamiamo le varie istituzioni, l'Accademia e quant'altro, insomma, è una tematica che prevede dei comportamenti che sono un po' diversi da quelli che sono vigenti adesso e che insomma anche invitano anche i ricercatori e quant'altro a trovare qualcosa di nuovo e di importante proprio in questa direzione. Bene. Posso dire una cosa al volo perché... Ma sì, dai. Ho chiesto il permesso di rubargli un minuto. Il tema è il seguente. Finché le industrie farmaceutiche obbediscono soltanto alla regola del mercato, decidono loro, nella loro autonomia, se investire sulla ricrescita dei capelli, sulle disfunzioni erettili o sulla malattia di Alzheimer. Questo in uno schema in cui è il mercato l'unica... Ma lo Stato può incentivare la ricerca in alcuni settori. Il paradosso è stato che nel 2018 la Pfizer, che fa un farmaco di grande successo su una patologia o su una disfunzione che forse non è il massimo dell'urgenza sociale, si è ritirata totalmente dalla ricerca sulle demenze senili. E così è seguita dalla Merck, eccetera. Allora, pensare a dei sistemi, e non è materia mia, è materia per la politica economica e poi deve essere ripresa dai governi, da un governo illuminato, incentivare la ricerca, lo sviluppo farmaceutico su alcune direzioni e non lasciarle totalmente al mercato. Scusami se ho... No, penso che questa aggiunta andava fatta. Richiamo anche però il fatto che bisognerebbe anche che i decisori politici ascoltassero un po' di più la scienza. Io non ho memoria di grandi ascolti da parte di chi deve prendere delle decisioni politiche. Se questo non avviene è molto difficile che, no, Antonino, che si vada in quelle direzioni, è proprio perché effettivamente poi il problema è che tu devi essere votato e se devi essere votato devi riempire la pancia adesso, perché è adesso che devi essere votato. Comunque andiamo avanti nella nostra analisi con Paolo Fornasiero, che ci introdurrà quelle che sono le tematiche energetiche ambientali in maniera più vicino. Quindi tre spaccati, l'economia, la salute e le tematiche energetiche ambientali per concludere il primo round di informazioni che vi siamo dando. Ecco, grazie Stefano. Io, temendo l'Alzheimer, mi sono preparato un piccolo intervento con l'aiuto di
qualche immagine, così so quello che devo dire. Ecco, come ha detto Stefano, il mio background è nel campo della chimica, energia, ambiente, protezione, e voglio, con l'aiuto di qualche immagine, stressare alcuni aspetti legati alla sostenibilità e alla interdisciplinarietà. Vedete già la prima immagine, un fiume, fonte di vita, un divenire, un ciclo, il ciclo dell'acqua è a tutti noi noto, che cercheremo di declinare anche per quanto riguarda il ciclo dei materiali, la sostenibilità e ovviamente l'acqua, fonte di vita, vedete in verde. Ecco, che cosa vuol dire sostenibilità? Se ne parla tantissimo, ovviamente l'abbiamo già sentito, soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura. Però questo va declinato assieme a sviluppo, perché noi amiamo i Flintstone, ci sono simpatici, ma ringraziamo i nostri predecessori che non ci hanno lasciati vivere nelle caverne. Certamente abbiamo anche l'idea che oggi viviamo in un mondo inquinato, ma siamo sicuri che l'acqua dei Flintstone era così pulita? Probabilmente meno sostanze chimiche, permettetemelo, però non era così potabile. L'età media all'epoca era bassissima, quindi dobbiamo coniugare sviluppo con sostenibilità. Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile le Nazioni Unite li hanno ben indicati, li vedete qua, e capiamo bene quanti aspetti diversi sono presenti. Culturali, sanitari, sociali, aspetti del lavoro, energia, disponibilità di acqua. Quindi è molto complesso parlare davvero di sostenibilità. Bene, io cerco di prendere qualche cosa dalla storia e ho cercato qualche caso che fosse un po' distante, non troppo odierno, non volevo parlare di idrogeno, perché anche qui ci sono aspetti delicati. Ho preso il caso dell'amianto per capire la scienza, anche se a Trieste l'amianto è ancora molto sentito. Per capire la scienza, la sostenibilità, il ruolo, bene, intanto l'amianto è una fibra naturale. Naturale. Non è una sostanza chimica, ma perché la percezione chimico fa male, sostanza naturale non fa bene. Già i filosofi greci, qualche filosofo greco ha sperimentato la cicuta con poco beneficio. Quindi le sostanze naturali possono fare male. Veniva utilizzato dagli antichi romani nelle cerimonie funebri. Le ceneri erano particolarmente bianche e quindi si dava un significato magico, religioso. Abbiamo anche tracce nella storia, per esempio nel Marco Polo, Marco Polo ci parla dei tessuti di amianto in Cina, e successivamente molto era utilizzato nel Medioevo, ma fino a tempi abbastanza recenti, anche in medicina, con terribili risultati. Bene, molto recentemente le eccellenti proprietà termiche di resistenza a basso costo l'hanno reso un materiale ubiquitario, ma era un materiale sviluppato per alcune applicazioni, era assolutamente fantastico, facilmente lavorabile, resistente, basso costo. Mancava l'aspetto medico, quindi l'interdisciplinarietà. Ma se pensate agli usi stranissimi dell'amianto, certo nelle tubature, nelle sigarette, perché ovviamente nei filtri le sue proprietà di isolante termico erano eccellenti. Nei mezzi di trasporto, i freni erano fatti di amianto. Pensate alla polvere che veniva generato per attrito, i treni, le coperture. Ma una delle cose più assurde, neve artificiale.
Perché? Perché nel film, per esempio, Mago di Oz, sotto i riflettori, le alte temperature che si generavano facevano incendiare, diciamo, i materiali sintetici, plastici, che si utilizzavano come neve artificiale. Bene, oggigiorno questo non è più ammesso. Però ricordiamoci, era stato sviluppato con un materiale, con un'ottica chimica dei materiali ingegneristica che aveva delle prestazioni perfette. Scopriamo poi che da un ambito medico era un disastro, è un disastro. Quindi dobbiamo guardare a 360 gradi. Mi ricollego all'idrogeno, potenziale vettore energetico pulito, ma... E qui faccio altri esempi meno... Ecco. Abbiamo parlato di risorse limitate, gli alberi dell'Amazzonia. Sono lezioni che la storia ci ha dato, l'isola di Pasqua, lo sappiamo benissimo. Il caso del guano in Cile, scoperto come fertilizzante naturale nell'Ottocento, quindi il boom economico legato alla produzione di cereali massimizzate tramite questo fertilizzante molto importante, che aveva delle risorse ingenti ma limitate, e quindi la chimica che ha sviluppato il processo Haber-Bosch, i fertilizzanti di sintesi. E oggi viviamo con ansia i prezzi altalenanti del petrolio, sappiamo che prima o poi finirà, le risorse sono limitate, il grosso problema è andare a estrarre combustibili sempre più costosi, ma costosi da un punto di vista energetico. Noi andiamo a scavare in profondità, quindi materiali per fare i tubi e costi di trasporto ingenti, e quindi una sostenibilità di tipo complesso. Bene, questo si traduce in una limitata disponibilità di tutti gli elementi sulla tavola periodica. Il mondo che vediamo è fatto da un centinaio di atomi che si combinano. Bene, questi non sono infiniti, non sono equidistribuiti, non sono tutti abbondanti, e si sta scoprendo quanto siano rari alcuni elementi molto importanti per le nuove tecnologie, e non solo quanto siano rari, ma quanto ci costa estrarli in termini di energia. Questo ne riparleremo sulla sostenibilità. Quindi le tecnologie di oggi, i nostri cellulari, le batterie, i sistemi fotovoltaici bellissimi, e sono fatti con elementi rari, chiamiamoli strategici. Strategici perché? Perché non sono presenti in Italia, in Europa, in certe parti del mondo. E quindi la ricerca di questi elementi sta diventando spasmodica. Importante il riciclo, l'economia circolare, come per la diapositiva iniziale sull'acqua, riutilizzo dei materiali, ma attenzione, stiamo andando a una interdisciplinarietà spinta, si sta parlando di avere delle missioni spaziali per estrarre dagli asteroidi questi elementi critici per fare le tecnologie del futuro. Bene, noi viviamo in un mondo inquinato, legato alle produzioni. Io parlo sempre di surriscaldamento globale, non mi piace parlare di cambiamenti climatici, perché i cambiamenti possono essere anche positivi. La situazione è davvero drammatica. Ecco, forse pensiamo che sia un qualcosa dei giorni moderni, in cui la legislazione deve intervenire. Io vi faccio vedere, tanto per parlare di interdisciplinarietà, la prima legge ambientale, secondo me, seria, stiamo parlando del 1311 in Inghilterra, re Edoardo I impone che siano torturati, tagliata la testa a coloro che utilizzavano il carbone, un particolare tipo di carbone molto inquinante, quando il Parlamento era in seduta. Ovviamente i lord non volevano essere avvelenati. Ecco, questa è una legislazione estremamente rigorosa, molto più rigorosa di quelle che abbiamo oggi, e forse dovremmo andare in quella direzione. Bene, sostenibilità e interdisciplinarietà.
stiamo inquinando, inquiniamo e dobbiamo monitorare. Bene, io ho delle interazioni molto, molto fruttuose anche con colleghi del settore biologico, dove per esempio si studiano licheni che accumulano, ci danno un marker immediato di fenomeni che possono essere evidenziati all'inizio, quindi estremamente importante. Però il bioaccumulo, tutta la catena alimentare, quindi è estremamente interessante studiare queste cose, ma possiamo utilizzare queste cose in senso positivo per avere dei processi più sostenibili? Bene, per le Nazioni Unite io in passato ho viaggiato molto, sono stato in Sudafrica, dove già 20 anni fa si utilizzava quella che si chiama phytoremediation, cioè l'utilizzo di piante che sono in grado di accumulare selettivamente alcuni inquinanti. E questa foto che ho fatto in Sudafrica si riferisce a una pianta che accumula al suo interno il nickel, e ovviamente con uno studio molto accurato, geologi, botanici eccetera, sono riusciti a contenere l'inquinamento da miniere di nickel tossico. Le piante sono perenni, si tagliano, si brucia in maniera molto controllata e si recupera del nickel massivo in maniera impressionante, quindi bonifica eccetera. Quindi capire assieme a colleghi di vari settori permette di rendere la sostenibilità in maniera più globale. Bene, sostenibilità e energia è importante, non voglio parlare di idrogeno, parlo di biomasse. Bene, le biomasse sono un esempio di come un divenire della scienza, della conoscenza, ha portato dei miglioramenti e a riconoscere degli errori. Bene, si sa che le biomasse possono essere convertite in biocombustibili, combustibili analoghi a quelli del petrolio, avere dei benefici. La prima generazione è stata introdotta con grande semplicità, avendo una competizione per i suoli dedicati all'agricoltura con quelli dedicati alle biomasse. Disastro totale, povertà e induzione di situazioni critiche. Seconda generazione, scarti, residui molto più difficili da trattare ma molto più interessanti. Pensiamo alla foresta vaia, alla tempesta vaia eccetera, tutta la biomassa che possono essere impiegate, e queste sono implementazioni in corso, non ancora del tutto avanzate. E abbiamo terza generazione, microalghe, ne vedremo un'immagine molto interessanti, ma con delle limitazioni di superficie. La quarta generazione, stiamo parlando di cose che si fanno anche all'Università di Trieste, facciamo noi con tecnologie molto futuribili, luce solare, combustibili solari di nuova generazione, oppure anche organismi geneticamente modificati, ma non ne voglio parlare. Ecco, sostenibilità e biomasse. Io sono stato in Malesia, abbiamo un problema anche di biodiversità, cioè lì le biomasse hanno un senso economico, un senso chimico, il processo è ben integrato, si ricava tutta una serie di altri prodotti che vengono valorizzati. Il problema è la biodiversità, vedete dall'alto, dagli aerei, sparito tutto. Anche qui non è bianco, non è nero. Prima non c'era solo la foresta, in molte parti era già stata tagliata per piantare gli alberi della gomma, poi sostituiti con le palme. Perché? Perché c'erano i polimeri sintetici, quindi attenzione a discutere. Ecco, le biomasse hanno grande significato nelle zone desertiche in prossimità per salvare terre che rischiano la desertificazione. Ecco, quindi concetto di sostenibilità, biocarburanti, interconnessione tra chi si occupa di agronomia, chi si occupa di chimica, di impianti, di energia. Ecco, vi faccio vedere le alghe, anche a Trieste sono molto studiate. Questo è in Brasile, vedete le dimensioni, e qui si possono parlare di sostenibilità considerando anche gli effluenti come nutrienti, quindi gli effluenti delle città che portano nutrienti che dovrebbero essere smaltiti. Quindi si va a integrare concetti molto complicati. Bene, vi parlo
parlo di uno studio molto recente uscito la settimana scorsa, perché mi occupo di nanotecnologie, per dirvi che quando si fa qualcosa l'impatto è raramente zero. Bene, voi sapete cosa sono le nanotecnologie applicate ai sistemi autopulenti, forse vestiti autopulenti, ma certamente le creme solari le conoscete tutti, e le strisce pedonali pure. Che cosa hanno in comune queste tecnologie? Bene, contengono biossido di titanio, nanostrutturato molto studiato, è sicuro, permeazione cutanea, aspetti medici, sono stati tutti controllati. Perché questi materiali sono autopulenti? Perché assorbono la radiazione luminosa, la frazione UV, e quindi i filtri solari, delle creme, e innescano la degradazione di sostanze inquinanti, per esempio le strisce pedonali restano bianche perché si autopuliscono grazie a questo effetto. Bene, che cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno studiato il comportamento delle formiche su terreni trattati col biossido, su dei percorsi con del biossido di titanio e dei bianchi. Cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che i rapporti sociali delle formiche vengono modificati, alterati. Il linguaggio delle formiche avviene attraverso i feromoni, che potremmo assimilare a delle sostanze organiche volatili che vengono distrutte o parzialmente distrutte da queste nanoparticelle di biossido di titanio. Quindi il materiale sicuro per noi, quando finisce nell'ambiente, può alterare, per esempio, la vita delle formiche. È uno studio uscito la settimana scorsa, quindi ancora non è definitivo, sarà oggetto di discussione, ma per farvi capire come è importante studiare, le creme solari sono note, le strisce pedonali sono in funzione da decenni. Ecco, e l'ultima cosa che volevo dire, si parla spesso di emissioni zero. Bellissimo sui giornali, non ho voluto mettere nessun giornale in particolare, ho preso così per non farmi inimicizie da parte di nessuno. Bene, siamo convinti che le pale eoliche, i pannelli solari siano emissioni zero? Possiamo parlare, sono sostenibili, sono più sostenibili o sono emissioni zero? Allora, la pala eolica va costruita, bisogna estrarre dei metalli, bisogna lavorarli, trasportarli, impiantare da qualche parte la pala, avere tutti i cavi di collegamento. A fine vita c'è uno smaltimento. In tutti questi step si consuma energia, si inquina, eccetera. Certo, nell'atto di generare la corrente, quella è corrente pulita. Ma dobbiamo analizzare tutto l'arco di vita. E la stessa cosa i pannelli solari, da dove vengono, che elementi, ricordiamone, abbiamo pochi. Allora ci sono processi sostenibili, processi più sostenibili. Questo è un esempio di più sostenibilità. Perché? Perché il pannello solare è messo sopra un fiume, vedete la zona è piuttosto desertica, e quindi l'ombra riduce anche l'evaporazione, quindi la sostenibilità, che deve essere quantitativa, quindi bisognerà misurare queste cose. E quindi l'ultimo esempio che faccio è proprio le lampadine, per capire la sostenibilità. E le abbiamo sostituite con i LED. Ecco, che cosa guardiamo? Bisogna fare quelli che sono life cycle assessment, cicli di analisi vita molto complicati, perché se noi guardiamo il risparmio energetico, tanto a parità di intensità luminosa, di durata, hanno durata molto diversa, e scopriamo un guadagno. Però, come sono fatte? Che elementi contengono? Alla fine, come li smaltisco? Bene, si fanno queste cose e diventa ovviamente quantitativo, e so esattamente se mi conviene da un punto di vista della sostenibilità. È l'ultima diapositiva che vi faccio vedere, sostenibilità che è complicata solo per le lampadine. Qui sono due esempi. Il primo, io ho avuto la fortuna di vedere la Cappella Sistina in visita privata prima del restauro, dopo il restauro,
favoloso, e hanno cambiato il sistema di illuminazione e di aria condizionata. Perché? Perché hanno scoperto che dopo il restauro l'impianto vecchio di illuminazione danneggiava le pitture, e quindi hanno studiato i LED. Non vi dico quanto sono costati questi LED, perché non sono dei LED economici, ma lo studio è andato a scegliere dei LED che garantivano un certo tipo di illuminazione ma non danneggiavano ovviamente il capolavoro di Michelangelo. E l'altro aspetto dell'analisi di sostenibilità sui LED: basta guardare il ciclo di vita, eccetera. Bene, ci sono anche aspetti di tipo biomedicale importantissimi. Danni agli occhi? Beh, siamo andati molto oltre. Gli studi guardano agli effetti sul sonno, quindi un LED a luce blu, un LED a luce bianca, un LED più caldo a luce gialla, come influisce sul sonno e come questo incide sulle prestazioni dei lavoratori? Ecco, fa parte di sostenibilità anche questo, ed è complicato quindi quantitativamente definire tutte queste cose. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere riuscito a dire quello che penso, cioè che definire la sostenibilità è qualcosa di complesso. Le emissioni nulle non esistono, la sostenibilità in maniera assoluta è qualcosa di complicato, è meglio avere dei confronti, bisogna andare sul quantitativo, ma il quantitativo è, anche per uno scienziato in questi casi, è qualcosa di complicato. Diamo più peso ad aspetti sociali, ad aspetti ambientali, aspetti energetici, aspetti monetari. Tutte queste fanno parte di una valutazione della sostenibilità e spetta a noi dare dei pesi. E se devo rispondere alla tua domanda, detto questo, penso che la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà siano evidenti dal numero di studi diversi che si legano agli aspetti energetici e ambientali di cui mi occupo. E l'unica cosa che mi sentirei di dire in questo momento è sicuramente la scuola e l'università italiana forma delle persone che hanno una mente aperta. Io ho sempre trovato bellissimo poter avere informazioni storiche, scientifiche, avere un mix di cultura, e quindi, come dicevi te, non dobbiamo sapere nulla di tutto, ma essere in grado di dialogare con chi conosce le cose. Quindi sosteniamo l'università, sosteniamo la ricerca, sosteniamo però anche la scuola, la formazione multidisciplinare. E non è solo diamo più soldi, ma cerchiamo di dare il merito agli insegnanti, ai docenti, perché secondo me l'università e la scuola hanno bisogno di essere percepite come motore dello sviluppo. Solo così, cioè, una volta il parroco nei piccoli paesi, il medico e il maestro avevano una posizione sociale rispettata. Oggigiorno penso che, non voglio dire che il calciatore e l'influencer siano molto importanti, però il rispetto per il docente, per la missione, si è perso. Quindi grande, grande rispetto per la scuola, l'università italiana, che forma persone in parte, insomma, che hanno questo approccio multidisciplinare. Grazie. Stramaledetto verde, che ci ha portato di fronte a quanto l'interdisciplinarità, anzi tu hai parlato proprio di transdisciplinarità, sia presente negli studi che ci stanno di fronte. Ecco, io adesso noi siamo arrivati alle 17.38, quindi l'abbiamo sforato di poco, no? Siamo perché noi dobbiamo arrivare alle 17.45.
abbiamo pochi minuti in realtà e dovremmo in realtà anche fermarci per ascoltare alcune delle domande che vengono dal pubblico. Ma brevissimamente, un'altra domanda la vorrei fare poi, insomma, che è venuta fuori, insomma, e che si porrà come problema in quelli che sono i programmi anche europei, che probabilmente arriveranno fino al 2050, e non credo che il 2030 sarà la fine delle fini, ma andremo oltre questo. Ritenete che i modelli e gli indicatori che sono risultati da questi modelli usati e che sono in questo momento appannaggio delle varie commissioni europee siano corretti, vanno revisionati alla luce di quello che si sta dicendo e di quello che si pensa verso un utilizzo che da una parte metta in corso anche quelle che sono le conoscenze aumentate, ma anche da quelle che sono le metodologie che devono cambiare. Ecco, capisco che adesso vi lascio appena 5 minuti, ma insomma, e poi passiamo alle domande. Ma Fiorella. Io non so esattamente a quali programmi tu ti riferisca, ma quello che posso dire è che a livello dell'Unione Europea è chiaramente presente nelle istituzioni che si occupano di ricerca, così come di politica economica, così come di politica energetica, eccetera, è chiaramente presente, secondo me, un approccio multidisciplinare, che significa un approccio dove non ciascuno sa poco o zero di tutto, ma dove si devono confrontare punti di vista diversi. E questo lo dico in riferimento ai documenti che conosco meglio, ma che sono evidentemente improntati a questo obiettivo. Ora però va capito che la politica economica e la politica in generale in questi settori, dove bisogna essere sempre più interdisciplinari, e diciamo, e l'obiettivo sembra semplice, perché sentire noi sentire a me sembra di sentire come strumenti diversi che fanno un concerto insieme, che partono dagli stessi principi, insomma, perché sento dire il professor Fornasiero che bisogna, la sostenibilità non è altro che il soddisfare risorse presenti senza limitare quelle future, esattamente in un certo senso quello che con parole diverse ho detto io, e corrisponde alle cose che ha detto il professor Cattaneo. Quindi diciamo, abbiamo chiaramente motivo di pensare che parliamo diciamo in modo armonico, se non proprio la stessa lingua, abbiamo in mente gli stessi concetti, e a livello dell'Unione Europea secondo me questo è ancora più presente che a livello, è presente diciamo concretamente nell'atteggiamento, però loro secondo me non hanno a che fare con quei problemi diciamo di contraddizione di cui parlava Cattaneo e diciamo di cui parlavo anch'io, perché impostano la problematica quasi a livello teorico. Poi il policy maker effettivo sta negli stati nazionali e si confronta con gli altri policy makers, certo nei consigli europei eccetera, oppure a livello dell'ONU si confrontano con gli altri, ma non fanno politica insieme. Questo è un problema. L'altro problema è che, come accennavi tu Stefano, a me sembra che in teoria il dialogo non è solo multidisciplinare o interdisciplinare, è anche un dialogo fra il policy making e la scienza, ma in pratica diciamo, lo scienziato tira fuori anche a livello quantitativo, anche con la serietà dovuta e quindi con tutti i dubbi a cui faceva riferimento giustamente il professor Fornasiero, non ha diciamo così delle formule semplici. Il politico
Gli piacciono solo le formule semplici. Nel mio campo posso dire questo, che diciamo, si sostiene la tesi che il deficit pubblico rispetto al PIL deve essere inferiore al 3%. Naturalmente tutti gli scienziati sanno che esistono variabili stocastiche dove 3,1 e 2,9 sono gli stessi numeri, ma il politico, diciamo concretamente, vuole 3 o meno di 3. 3,1 non lo vuole per nessun motivo. Ecco, questo è un po' il problema che io osservo. Quindi sì, diciamo la visione europea, la visione dell'ONU, tutto bene, poi il concreto fare dipende forse di più da quanto le società imparano queste problematiche, qui la scuola è importantissima, l'università eccetera, e impongono ai loro policy maker di ascoltare di più gli scienziati, di essere più attenti alla sostenibilità. Quindi è un problema che viene nelle democrazie, e per fortuna diciamo, viviamo nelle democrazie, è un problema che viene non dai progetti dall'alto, ma viene secondo me dalla società dal basso. Ecco, questo è quello che rapidamente mi sento di rispondere. Osservazioni che vuoi che su questo problema? Che cerco di essere molto breve, rimanendo nel settore che ho, cioè lo sviluppo di farmaci innovativi. Allora, io volevo dire dove secondo me la mano pubblica dovrebbe in qualche modo orientare. Mi sono accorto negli anni di un concetto che è abbastanza sorprendente per un'industria che dovrebbe essere regolata dal mercato, come ho detto prima. In realtà, proprio perché è regolata dal mercato, è anche paradossalmente conservativa. E ci sono i cosiddetti farmaci me too, cioè farmaci anche io. Quindi c'è un farmaco simile, io faccio un me too, anche io faccio un farmaco simile, lo vesto leggermente diverso. Oppure oggi si fa un gran parlare di repurposing, riposizionamento di farmaci, che va benissimo perché un farmaco è stato approvato per una indicazione terapeutica, ha già superato tutta la trafila della tossicità, della safety, e quindi vedo se funziona in qualcos'altro. Ma in questo modo si guarda indietro, non si guarda avanti. Allora voglio solo lanciare una cosa. Tutti voi avete sentito parlare forse molti avete sentito parlare di questi programmi per fare la struttura delle proteine, anziché in modo sperimentale, usando l'intelligenza artificiale, AlphaFold, per chi è nel campo, due ricercatori che hanno sviluppato questi... mentre prima trovare la struttura di una proteina è un passo essenziale, fondamentale, per trovare delle molecole che gli si leghino, e quindi dei candidati farmaci. Prima la struttura delle proteine si doveva fare, e si fa ancora sperimentalmente, nel modo duro, e oggi se ne possono predire con una grande efficacia a centinaia di migliaia a milioni. E Demis Hassabis e un suo collega hanno avuto l'altro ieri il premio Lasker per questi metodi, e questo sta rivoluzionando il campo. Allora, questo solo per dare sono stato pessimista prima, ma io credo che ci sia una grande potenzialità di usare nuove tecnologie che possano accelerare grandemente anche trovare nuovi farmaci, e renderà la nostra vita più sostenibile. Quindi questo... Grazie. Io brevemente volevo solo dire che sposo al 100% le parole del professor Costoris, e ribadisco, come scienziato mi sento sempre in dubbio, e penso che il dubbio sia la forza dello scienziato, il dubbio rispetto alle proprie ricerche, rispetto alle proprie convinzioni e anche quelle dei colleghi, e solo così si va avanti. Ho fatto vedere anche esempi terribili di non scienza, perché era protoscienza, ma insomma gli errori. Penso che proprio i politici stanno facendo tantissimo, vanno nella direzione della sostenibilità, ma con una posizione fideistica, cioè hanno bisogno di una soluzione, e per me è drammatico. Io ho parlato di problematiche gigantesche, energia e inquinamento, non ho dato numeri, ma
la quantità di energia che serve al pianeta è spaventosa. Bene, pensare come la comunità europea di andare in un'unica direzione, io non voglio dire giusta o sbagliata, è rischioso, solo l'elettrico, gli fuels, io ho parlato di biocombustibili facendo vedere quanti errori, ma ci sono piccole applicazioni dove questo è molto più sostenibile. Allora non bisogna avere una posizione non voglio dire da talebano, fideistica, ma ecco, preconcetta unica. Bisogna essere aperti. Ecco, qui la ricerca, la politica deve dare più possibilità, dare risorse anche a cose che magari non sono promettenti e si scopre qualcosa di davvero importante. Beh, io ringrazio ovviamente gli speaker, noi, ma forse mi rimangono una domanda o due la possiamo fare, guardo là perché è là che devo. Sì, una domanda, facciamo una domanda, prego. Ci vuole? No, beh, insomma è complicato una sola domanda con tutti gli argomenti trattati così ampiamente, anche perché... Allora, professoressa Costoris, in realtà bisogna anche a tutto quello che di interessante ha detto, bisogna aggiungere che in questo momento stiamo vivendo un momento veramente cruciale, perché in riferimento all'economista dell'Ottocento, oggi siamo passati, lei ha fatto un riferimento alla rivoluzione industriale, ma in questo momento c'è l'intelligenza artificiale che sta scalzando via e sta creando un sistema che va anche al di là di quella che è stato l'impatto della rivoluzione industriale nella nostra società. Per cui sono d'accordo che i sussidi, tutti questi argomenti possono sembrare modi per prendere voti, e talvolta lo sono stati e lo sono, però nel momento in cui ancor più che quelli che lavoravano al telaio manuale, che poi non hanno trovato collocazione nella sua evoluzione, oggi quel passaggio è mille volte più forte, e quindi si andrà con l'intelligenza artificiale ad avere una persona che può coprire il lavoro di 100, 150, 1000, non si sa, perché veramente siamo agli albori e siamo in una fase embrionale di qualcosa che nemmeno noi sappiamo dove ci porterà, ci potrebbe portare anche cose molto gravi, visto che gli stessi inventori in qualche modo stanno ponendo dei warning importanti. Per cui si arriverà per forza di cose a dover sostenere degli ex lavoratori che, non per cattiva volontà, non perché vogliono essere seduti su una poltrona a guardare la TV, a leggere il giornale, ma perché non ci sarà realmente posto, e le competenze di cui le parli, sicuramente ci saranno delle persone che si potranno occupare in alcuni, ma saranno sicuramente inferiori rispetto a quello che sono oggi. Quindi una strada su come far mangiare le persone che non saranno coinvolte in quel processo, vuoi per un fatto anagrafico, vuoi per un fatto culturale, vuoi anche proprio per un fatto numerico, una soluzione bisognerebbe trovarla. Allora non chiamiamola sussidio, troviamo un altro modo. Il punto è che, come un'altra cosa su cui sono d'accordo con lei, che ci vorrebbero dei governi illuminati, e io attualmente non ne vedo molti in giro, e in più non vedo neanche la possibilità di avere degli statisti, perché forse gli stampi che li producevano hanno smesso di funzionare. Per quanto riguarda invece il professor Cattaneo, l'importante è sottolineare che la prevenzione a cui fa riferimento è quella primaria, perché tante volte si punta l'attenzione su quella secondaria, ma quella secondaria è un passo già oltre, il danno è già avvenuto. Il problema è la prevenzione primaria, che è collegata poi al terzo intervento del professor Fornasiero, che pensavo di poterci litigare, invece poi alla fine no, tranne sul concetto delle biomasse, perché anche tutto sulla coltivazione no food, che a volte si è immaginato per andare a bonificare delle cose, poi alla fine, nel momento in cui vengono bruciati, quello che hanno assorbito in qualche modo viene rimesso nell'ambiente. Grazie mille. No, ovviamente ha fatto molte domande interessantissime, forse diciamo non le possiamo espletare tutte qui e quindi magari dopo ne possiamo riparlare. Se c'è una qualche risposta che volete dare, rapidamente, perché ci stanno cacciando.
Io rapidissimamente rispondo che è vero, la rivoluzione tecnologica a cui stiamo assistendo è ben più importante, grande, rischiosa, e quindi lei ha ragione, ma io ho voluto accennare alla questione delle competenze perché è chiaro che tutti i cosiddetti losers, dai processi tecnologici ma anche dalla globalizzazione eccetera, potrebbero essere invece resi lavoratori adattabili alle nuove esigenze se avessero le competenze, non delle competenze specifiche, le competenze trasversali che consistono nel sapersi precisamente adattare, nel saper imparare nuove cose, nuove metodologie. Quindi è lì che secondo me noi dovremmo fare grandi passi avanti. Sono convinta che se li facessimo, non certamente continueremo a aver bisogno di finanziare coloro che perdono in questi processi, e il modo per finanziarli è tassare gli extra profitti di quelli che vincono. Questo sono certissima. Sì, 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 ma diciamo depotenziata questa ultima tassa che ha in mente questo ultimo governo. Noi stiamo parlando di questioni, diciamo, ben più grandi. Poi le multinazionali che ha in mente, insomma, non voglio trattare, anzi il motivo per cui ho tirato fuori la rivoluzione industriale e non l'attuale innovazione tecnologica è che volevo tenermi su cose lontane come il Brasile o come la fine del Settecento, ma insomma credo che in una parola abbiamo bisogno di sussidiare i perdenti, ma abbiamo soprattutto bisogno di preparare le generazioni con una scuola adeguata, con un'università adeguata, con una ricerca adeguata, a adattarsi alle nuove situazioni, perché tutta la vita che noi viviamo adesso, Google mi pare che è stato inventato dopo il 1995, insomma internet, tutte le cose su cui noi viviamo la vita di tutti i giorni non c'erano 30 anni fa, e quindi chi aveva semplicemente imparato anche da informatico tutto quello che si poteva imparare senza la competenza del learning to learn, cioè dell'imparare nuove imparare nuove cose, non saprebbe adattarsi. Ma per adattarsi è evidente che quanto più alta e quanto migliore è l'istruzione in termini di competenze, tanto più ti puoi adattare. Io ritengo che sia non un processo per l'elite, dovrebbe essere un processo largamente generalizzato. Beh, già preso troppo tempo. Io credo che abbiamo anche avuto la conclusione delle conclusioni, e quindi diciamo ci possiamo fermare qui. Ringrazio certamente i nostri tre speaker per quello che hanno dato, quello che ci hanno dato, e ringrazio tutti voi che siete stati qui. Non abbiamo potuto far parte di una discussione perché non abbiamo avuto il tempo, forse io ho condotto non bene i tempi che ci avevo, però io credo che abbiamo, tutti quanti usciamo più arricchiti da quello che abbiamo sentito. Grazie a tutti.